Questo ce l'avete qua in alto a destra. Qua in alto a destra avete il link di riferimento. Poi sul lato sinistro c'è un menu nell'area aftercare dove ci sono delle sezioni, come vanno puliti i denti e in caso di problemi. Ok, se avete un parente, amico che vuole un preventivo, invio contatto e vi manda all'area del sito dove è possibile mandare. Qua ora il sito è bloccato e chiaramente non ve lo fa vedere. Quali sono? Qual è la prima sezione che ho messo? Prima ancora dei problemi, ho messo il mantenimento qua sopra e c'è un video che spiega esattamente come va pulita la bocca. È un video di 16 minuti. Ok, qualcuno di voi potrebbe già averlo visto questo video. Di questi. Questo l'ha visto, di come si pulisce. Questo è un bellissimo video che spiega né più né meno come vanno puliti i denti. I denti vanno puliti per farvi, ora non vi faccio vedere 16 minuti, quelli ve li fa vedere Oleg poi il sabato, vi spiega come vanno puliti i piatti. Ok, i piatti vanno puliti con la spazzola e col detersivo. Posso pulirli solo col detersivo? No, col colluttorio. Ma non uso lo spazzolino. Posso usare solo lo spazzolino, ma non il detersivo. Sono disinfettati? No. Sono solo puliti, ma non disinfettati. La stessa cosa per i denti e le protesi. Vanno pulite meccanicamente, come l'automobile con l'idrogetto. Devi anche strofinare, non puoi solo spruzzare acqua. Se no poi come si asciuga è tutta polverosa comunque. Stessa cosa i denti. Bisogna usare, spazzolare. Non basta solo l'idropulsore, l'idrogetto. C'è l'idrogetto, tutti mi dicono, ah, ho fatto l'idrogetto e c'ho il tartaro. E certo, è come pulire tutti i giorni la macchina solo con l'idropulitrice. Se non spazzoli, devi sfregare. E lo stesso i piatti, li metti sotto il getto dell'acqua, rimangono oleati. Però ripassavo solo a fianco. Arriviamo anche a quello, va passato sotto tutto il ponte. C'è il video che te lo fa vedere, infatti proprio per evitare a scanso di equivoci ho messo qua sotto il riassunto questo foglio, ok? Tutto questo schema, quello che va fatto. Poi c'è lo schema grafico di come va usato, ci sono gli strumenti da usare, qua da questo lato, spazzolino, scovolino, pulisci lingua, i vari disinfettanti. Tu dirai, devo usare due disinfettanti? No, perché il numero 4 lo usi da 0 a 30 giorni, il primo mese, il numero 4. Poi il secondo mese userai il numero 5, che è un colluttorio invece più delicato. Perché il primo mese devi usare poi, il secondo mese devi mettere quello più delicato, perché devi usare il punto 6, che sono i batteri buoni. Oreo Floor Goce, se non lo trovate in farmacia, oppure il Gamperio Balance. Questo qua, ci avete scuse, perché vi ho messo anche il link. Ok, direttamente clicchi e lo trovi qua. Qua ci avete tutto quanto, ci avete la farmacia online. Poi se preferite fisica, basta che andate con questo foglio, lo stampate, andate sulla pagina dell'aftercare che è questa, per esempio Command P, stampa, e ti stampa tutta la pappardella che c'è scritta là. E gli dici, guarda, mi servono questi attrezzini qua, kit scovolini, Gamperio Balance oppure Reo Floor Goce. Se non ce li ha, torna la settimana dopo, quando ti chiama il farmacista, vai e ritiri il pacchettino con le cose. Poi la cosa ideale, io ai pazienti facevo scrivere sempre su ogni cosettina il numero, tipo che ne so, il colluttorio numero 4, scrivi sulla confezione 4, così sai la sequenza. La sequenza questa la puoi stampare, te la metti in bagno, sai la sequenza quindi di come lo devi usare. All'inizio ci metterei un po' a capirlo, poi alla fine la butti quella perché sai già quello che devi fare. E dopo, se proprio non hai visto, perché Oleg non ti ha spiegato come vanno usate, nella seconda sezione ci sono proprio i video, ti fanno usare fanno vedere come usare lo spazzolino e anche il filo. Il filo tu lo passavi così attorno all'impianto e lucidavi, ma non facevi questo che fa adesso. Guarda, lucida tutto il ponte ora, con la spugnetta. E questo è il filo che usano i bambini per l'apparecchio. C'ha una spugnetta, lucida gli impianti e poi tutto sotto il ponte, lucida.
Però poi dopo che è lucidato cosa dovrei fare? Risciacquare con? Colluttorio, disinfettante. Va bene anche l'acqua e bicarbonato. Perché l'acqua e bicarbonato va bene? Perché alza il pH, è basico il bicarbonato. Invece i batteri producono acido lattico, abbassano il pH. pH basso fa creare poi il tartaro, che sarebbe tipo il calcare della cornetta della doccia. Se tu ci metti bicarbonato lo togli via. Quello. Non mettere il colluttorio direttamente nel litro. O puoi mettere il colluttorio diluito, va bene. Per esempio io il colluttorio, ti dico, io bevo, mi sono rovinato lo stomaco. Racconto un aneddoto, anzi, mai far bere a chi conoscete la Red Bull, ma a me ha spaccato lo stomaco. C'era un periodo che lavoravo molto, il periodo che viaggiavo molto, mi svegliavo, bevevo una Red Bull e iniziavo a lavorare. C'avevo molti pazienti compattati perché poi dovevo partire in Europa. In 3 mesi mi sono spaccato lo stomaco, colluttorio non lo reggo, ma come me tantissimi hanno reflusso gastroesofageo, hanno problemi di ulcera, ti dico già, io vi ho messo qua dei colluttori che è vero potrebbero macchiare leggermente con la clorexidina i denti, anche se ci sono dei colluttori che non macchiano, che sono il Curasept. Se voi prendete il Dentosan, questo è un piccolo dettaglio, il Dentosan colluttorio, che è quello verde, questo verde non ha l'anti-discoloration system, che è il sistema anti-macchia, perché la clorexidina ha un unico inconveniente, che è leggermente macchia. Se voi invece di prendere questo, che è leggermente macchia, prendete il Curasept ha un sistema che si chiama anti-discoloration system, ADS. Che serve proprio l'antimacchia, evita di creare le macchie. Visto che su Amazon se lo vendono, ma costa un po' di più il Curasept, lo potete diluire leggermente, lo potete anche diluire almeno 2 volte al giorno, è meglio usarlo. Sì. Qua non c'è, in Moldavia non c'è. Ok. Vi ho messo cose che si trovano in Italia. Sì. Costa sui 9 euro questo flaconcino, ti dura 2 settimane, se lo diluisci anche 1 mese ti dura. Ma è la parte più importante questo, perché è come il detersivo, il disinfettante. Se tu hai solamente il pulito con lo spazzolino ma non disinfetti, questo ammazza i batteri, capito? Il 99% dei batteri questo li ammazza. Quindi hai una bocca che è sempre disinfettata. E quando è che fai soprattutto il colluttorio? La notte prima di andare a letto, perché la notte le ghiandole salivari vanno a riposo, dormono, e quindi non produce più saliva alla bocca e non è autodetergibile. Quindi ristagna, il pH va giù, perché iniziano a produrre l'acido lattico i batteri. L'acido lattico, abbiamo detto, cosa fa? Abbassa il pH e si crea il tartaro. Il tartaro crea questa cornetta opaca prima, poi diventa incrostata e lì ormai una volta che è incrostata serve l'aftercare per pulire l'igiene. Ok? L'igiene professionale. Non fa bene l'acetto. Allora, Listerine per me è come bere 10 caffè. Proprio mi sveglio che ho una, anche oggi ho acidità, perché sono 2 giorni che sto di nuovo riusando il Listerine. Soprattutto la notte, se lo fai, vai a letto, c'è anche quello senza alcol, però è veramente forte. Se non lo tolleri, è come bersi 3 bicchieri di vino e poi andare a dormire a stomaco vuoto. E magari anche un caffè. Ti svegli con la bruciore di stomaco proprio, io sono tutto il giorno a bruciore di stomaco, non riesco a parlare. L'aceto è meglio non usarlo, quello va bene per pulire il frigo, okay. È un ottimo disinfettante, però... L'aceto domestico era quello, sì. Anche quando avevi mal di denti, graffa o acquavite e aceto.